In questo numero di TG Lurido, emergenza economia, emergenza criminalità, emergenza immigrazione, emergenza tasse. Emergenza tasse. Il decreto del governo data 22 dicembre, la sua entrata in vigore 1 gennaio, ma non si tratta proprio di un regalo legato alle feste di Natale. Stiamo parlando delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada. Il governo, nella stesura del testo del decreto, li chiama aggiornamenti. Di fatto questa crescita del 4% delle multe è un assaggio dei rincari di questo 2009. Se il governo non commenta il suo operato, i comuni dal canto loro non nascondono soddisfazione, a dispetto delle associazioni dei consumatori. L'ADOC, per bocca del suo presidente Carlo Pileri, afferma che questa è una misura che mira a far recuperare ai grandi comuni minori introiti dell'ICI, vanificando di fatto ogni vantaggio fiscale avuto dalle famiglie. Emergenza tasse, emergenza carovita, emergenza criminalità, emergenza sanità, emergenza rifiuti. Silvio Berlusconi ha messo il paese in ginocchio. Rialzati, Italia.